Allora, l'edizione attuale di, diciamo, di Scenari dell'innovazione, no, sulla prima, sulla bianca, ha come tema atavico e tecnologico, con l'obiettivo quindi di unire quella che è le tracce storiche dell'artigianato, del fare artigiano, con quelle che sono anche le innovazioni tecnologiche. Ma in realtà l'intervento che vorrei fare io, perlomeno all'inizio, poi arriverò anche a questo tema, è quello di richiamare una vostra attenzione su quello che però è il contenuto poi creativo del fare il progetto. Perché penso che se esiste un elemento forte dell'identità del design italiano, non è solo nell'aspetto tecnico, anzi, e va oltre l'aspetto tecnico, che è proprio nel contenuto di design, sulla capacità di produrre innovazione estetica ai prodotti e a saper legare la qualità del contenuto estetico a quello dell'innovazione tecnologica. Allora ho voluto chiamare questo mio intervento oggetti sentimentali, non tanto perché gli oggetti hanno dei sentimenti, ma perché gli oggetti sanno costruire relazioni sentimentali. Sanno essere l'oggetto di un ricordo, di un momento, di un luogo, oppure sanno svelare la nostra identità, oppure ancora sanno raccontare la storia di intere popolazioni. C'è un bel libro che è uscito lo scorso anno di Pamuk, L'innocenza degli oggetti, che suppongo molti di voi conoscono, che è un libro molto particolare, perché in realtà è una specie di catalogo di un museo degli oggetti che si rifà a un precedente libro di Pamuk, anzi il primo libro scritto da Pamuk dopo aver ricevuto il premio Nobel, che è Il Museo dell'Innocenza. Penso che molti di voi lo conoscono, non sto quindi a riprendere il percorso, ma è interessante che cosa? Che in questo primo romanzo c'è questo Kemal che cerca di mantenere vivo il suo rapporto di intenso amore raccogliendo tutti gli oggetti che in qualche modo connotavano la vita della propria amata e questi oggetti li organizzava proprio al fine di ritrovare certe emozioni. Beh, questo insieme di oggetti Pamuk l'ha fatto diventare un vero e proprio museo. E questo museo, che è organizzato e strutturato per vetrine, è molto interessante. Tra l'altro, a Istanbul ha anche un certo successo di pubblico, ovviamente anche favorito dal nome di Pamuk, perché riesce a costruire intorno agli oggetti degli elementi di emozionalità, dimostrando quindi come l'oggetto ha la capacità di raccontare storie. Ecco, quindi ho voluto partire da questo elemento perché un elemento fondamentale nel fare oggetti, sia poi la bottega più basata su un operare tradizionale oppure aperto ad nuove tecnologie, però la qualità dell'oggetto sta proprio nella sua attitudine a costruire emozioni con le persone. Sul mio profilo in internet, legate alle varie, come si può dire, enciclopedie multimediali che fanno le biografie di vari personaggi più o meno legati al design, sono dipinto spesso come uno degli esperti sull'ambito del design ecologico, cosa che me ne fa anche piacere, ma chi mi ha sentito più volte intervenire, io parto dicendo come prima cosa che un oggetto per essere ecologico deve essere di qualità ed essere bello. Perché solo se un oggetto è di qualità ed è bello ha la capacità di non diventare immediatamente rifiuto. E quindi da questo punto di vista il design ha un ruolo fondamentale, che non è solo di fare un oggetto riciclabile e riutilizzabile, ma fare un oggetto che possa durare almeno più di un anno, perché noi siamo praticamente ormai orientati, no, verso questo mondo delle merci che, siccome bisogna ricambiare, i nostri oggetti non sanno più diventare antichi e diventano immediatamente vecchi. Allora, per fare una
carrellata veloce su questo discorso dell'oggetto sentimentale, intanto ho voluto prendere questa immagine, che non so se voi la conosciate. Questa è la casa di Mario Prassi, il più grosso filosofo italiano che ha affrontato il tema del design e dell'arredamento, e la sua casa, lui era un grande collezionista, ora è diventato un museo. E Mario Prassi cos'è che diceva, scriveva così, cosa ha scritto nel suo libro? Che l'arredamento è la più grossa, è la più importante, più veritiera testimonianza dell'identità delle persone. Ha detto: guardate che le persone si conoscono meglio da come arredano la loro casa che da come si vestono, perché il vestiario è soggetto al divenire, è permeabile alle mode, ai trend, no? Quindi in qualche modo si trasforma e si è più influenzati da quello che è il mercato. Ma nell'arredamento, nel scegliere i propri oggetti, i propri mobili, i soprammobili, immediatamente esce la personalità delle persone. Dico questo perché gli oggetti vanno quindi intesi in questa loro componente, che non è l'oggetto assettico a sé, ma il divenire parte poi di un racconto, di una narrazione che gli oggetti vivono stando con gli altri oggetti e stando in alcuni spazi. Per questo, se andiamo a vedere oggetti di design, troviamo spesso il tentativo da parte dei progettisti di costruire delle storie intorno agli oggetti. Gli oggetti non sono mai solo l'aspetto funzionale pratico, sono sempre qualcosa di più, abbiamo bisogno di qualcosa di più. E allora anche un designer, che potremmo definire quasi razionalista e funzionalista per eccellenza nel quadro dei maestri italiani come Enzo Mari, poi ci progetta dei letti in cui utilizza la testiera come vere e proprie scenografie che possono dare un certo diversa qualità allo spazio, che sanno metterci e raccontare delle emozioni di luogo, di percezioni, di suggestioni. Oppure come questi oggetti sotto questa credenza di Ugo La Pietra, questo armadio di Rossi, che inevitabilmente raccontano delle storie delle loro vite. Non a caso ho voluto metterli vicino a un interno di una cucina contadina o i lidi marini, che sono ovviamente le suggestioni che hanno portato questi designer a progettare questi oggetti. E proprio per questa suggestione poi in realtà questi elementi si traducono anche in strategie di mercato. Conoscete tutti la 500 e il suo forte richiamo a quello che è stato un emblema made in Italy. E si parla spesso di questo oggetto anche come un'operazione nostalgica, non so se si possa definire nostalgica. Giolitto, che ne è il progettista, dice che è nostalgica, ma certo il richiamo a quella che è l'esperienza di un oggetto mitico del design italiano è interessante, ma è anche interessante il fatto che, se è anche vero che per molte persone, probabilmente della mia età, ha un fattore di nostalgia, probabilmente non lo ha nemmeno per Giolitto, che ne è il progettista, perché quando ovviamente è uscita la 500 lui non era ancora nato, essendo, se non sbaglio, del 75. Quindi, e tra l'altro è un oggetto che ha acquistato da giovani che sono nati quando la 500 ormai non era più nemmeno già nel mercato. Però in ogni caso è rimasto un oggetto legato a un valore di carattere proprio mitologico. Esiste poi un altro aspetto abbastanza importante, che gli oggetti, in questo elemento dell'emozionalità, fanno parte costantemente di rituali. È voluto un po' così, a livello di divertimento, prendere questa scena da Questi fantasmi di Edoardo De Filippo, una commedia del 1945, è stata presentata innumerevoli volte anche da diversi attori. E dove, questa è la scena, una delle scene più conosciute, dove lui sul balcone racconta a chi è come, diciamo, le delizie del prepararsi un caffè al pomeriggio dopo una pennichella, e qual è che è tutto il cerimoniale, no? Fino a come si fa a conservare il profumo e l'aroma. Questo per dire che in fondo anche una caffettiera, una tazzina, in realtà poi diventano parte di un dialogo
Pensate ad esempio l'importanza che può avere un servizio da te proprio nel cerimoniale di accogliere una persona, offrirle ospitalità. Quindi gli oggetti assumono questo valore, e assumendo questo valore inevitabilmente si traducono in possibilità di design, cioè sulla necessità di dare a questi oggetti quindi una qualità estetica, perché attraverso quella qualità estetica io costruisco una relazione anche con altre persone. Questo ha portato i designer perfino a costruire storie su oggetti minimali, oggetti in cui fino a qualche anno fa non si andava a riflettere una vera e propria ricerca estetica, come in questo caso, questo cavaturaccio lì di Alessandro Mendini per Alessi, Anna G., che a dire la verità anch'esso racconta una storia, racconta la storia di quando Mendini incontra Anna Gili e probabilmente se li innamorano, suppongo, non lo so. Comunque insomma le dedica questo cavaturaccioli, quindi un designer ovviamente come ritratto riprende Anna Gili in questo bellissimo oggetto che poi è stato soggetto a tutta una serie di trasformazioni. E alla fine Mendini ha deciso di mettersi anche lui, no? Quindi ha fatto un secondo a cavaturaccioli, perché dice, per non lasciare Anna G da sola. E quindi questo, ed è una caratteristica che ha coinvolto molto anche il design contemporaneo, quella di portare una sorta di personalizzazione, di costruire un'identità a tutti gli oggetti, spesso anche oggetti che sono nati per avere una funzione esclusivamente pratica. L'altro aspetto importante che costruisce l'identità degli oggetti, quindi che li fa diventare racconto, è il loro rapporto con i luoghi. Innanzitutto è interessante vedere come gli oggetti si fanno ricettori dei linguaggi estetici del luogo. Qui ho voluto mettere vicini due casi estremi, le geometrie del paesaggio olandese che ritrovo negli oggetti di Rietveld e le forme organiche del paesaggio naturale che trovo negli oggetti di Tapio Virgola. Ed è interessante vedere come il design diventa ricettore, quindi come il contesto ambientale influenza il progetto, ma come il progetto poi diventa narratore di storie, delle storie di quel paesaggio. E, oppure che utilizza le risorse e le proprietà presenti nel paesaggio. Qui ho scelto quattro luoghi della Toscana, Carrara, il Chianti, Impruneta e Volterra, che proprio partendo dai materiali, dalle risorse presenti, poi producono oggetti, diventano il supporto a oggetti che questi oggetti però hanno anche la capacità di raccontare le tradizioni di quel posto. Perché l'elemento poi più importante in ogni caso è quando l'oggetto sa raccontare la cultura del posto. E qui, anche qui ho messo due artisti a confronto, Boris Sipek, produttore, designer, i cui oggetti risentono moltissimo di tutto il barocco praghese, e a fronte di Riccardo Dalisi, designer napoletano, che utilizza proprio la tradizione della cultura popolare napoletana come elemento di linguaggio estetico. E sono due designer molto emblematici di questo rapporto tra creatività e territorio. Cosa che ho detto spesso e cosa che forse stiamo sottovalutando troppo, per l'economia italiana le tradizioni artigianali dei luoghi rappresentano tuttora un elemento non solo di forza dal punto di vista delle tradizioni economiche, ma anche e soprattutto per quanto riguarda le tradizioni culturali di quei territori. Non possiamo infatti separare l'identità culturale di Murano dal vetro, o della ceramica da Faenza, oppure dalla liuteria per Cremona. E quindi oggi non comprendere che la tutela in questo caso di questi artigianati, di queste economie, significa la tutela della cultura del nostro paese, è uno dei rischi maggiori che l'Italia sta vivendo in questo momento, perché rischia di snaturare quella che è la propria identità culturale anche a livello nazionale, che si fonda, come voi sapete, sulla storia dei distretti industriali. Ovviamente nel tentativo di costruire racconti, e qui siamo molto all'atavico, c'è questo rapporto forte con la natura che oggi sempre più viene anche ricercato da alcuni designer come elemento poetico. Ma molte di queste
operazioni che sembrano quasi minimali, in realtà c'è molta anche ricerca tecnologica, perché ovviamente per tradurre la natura, magari utilizzando anche così come è presente, come la troviamo presente proprio in natura, richiede degli interventi tecnologici molte volte anche estremamente complessi. Un altro aspetto che diventa abbastanza importante nell'identità con i luoghi è anche il guardare oltre confine e colpire anche, avere anche le suggestioni. Questo esempio sono degli oggetti di Yamo, che tra l'altro ha partecipato con l'ISIE e l'università a un'esperienza proprio di mettere in contatto nord e sud del Mediterraneo, proprio per andare a rivitalizzare dei linguaggi in cui l'ibridazione tra linguaggi diversi diventa un elemento di crescita ulteriore della creatività. Non a caso alcune aziende lo stanno proprio utilizzando come strategia di sviluppo imprenditoriale e quindi per stare e rinnovarsi sul mercato. Qui ho scelto due aziende, Egizia e Moroso, in cui è estremamente evidente questo guardo verso l'esotico come elemento di rigeneratore dei linguaggi estetici.